Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta dagli studi di Teletruria, settima puntata di Block Notes, mi si è incastrata la penna nella giacca, eccola qua. Buonasera e ben ritrovati, andiamo in onda questa sera in contemporanea con la Nazionale che sta pareggiando 0-0 contro la Svezia, una partita decisiva per le qualificazioni ai mondiali, ma c'è molto di cui dibattere anche qua in studio, non soltanto di calcio giocato, anche di quello che ruota intorno al campo, perché sono ore decisive per il futuro della società, lo diciamo ormai da tempo, ma stavolta siamo arrivati veramente al punto cruciale. Come al solito potete interagire con noi utilizzando i messaggi della nostra pagina Facebook Block Notes Teletruria, oppure scrivendoci per email all'indirizzo che vedete in sovrimpressione blocknotes@teletruria.it. Prima di darvi la scaletta e di presentarvi gli ospiti, ci vediamo i titoli di questa puntata numero 7 di Block Notes. Vediamo. Contro la propria Cienza è ancora pareggio e, come accaduto troppo spesso in casa, gli Amaranto si fanno rimontare. Non basta il gol di Moscardelli a metà del primo tempo. Nella ripresa l'Arezzo si sgonfia e subisce il gol dell'1-1 segnato da Belfasti. La domenica agrodolce del capitano, quarto gol per lui sotto la curva sud, ma anche l'errore dal dischetto quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0. Per Moscardelli è il terzo errore dagli 11 metri negli ultimi 4 penalty calciati. Grande segnale di compattezza e unità da parte della tifoseria in 300 al corteo che ha preceduto la partita e che si è snodato da Piazza della Libertà fino allo stadio. A cementare squadra e città in questo periodo difficile lo slogan «Tutti con l'Arezzo». Domani a Roma l'approvazione del bilancio, passaggio fondamentale per le trattative in corso sulla cessione del pacchetto di maggioranza. È il segnale che il passaggio di proprietà dell'Unione Sportiva Arezzo si fa sempre più vicino. Allora, abbiamo visto i titoli di questa puntata numero 7, vado a presentarvi gli ospiti di questa sera, cominciando dal vice capitano dell'Arezzo, che è alla sua terza o quarta presenza, prima non siamo riusciti a ricordarlo con esattezza qua nei nostri studi, lo ringrazio particolarmente. Buonasera Sergio Sabatino. Ciao Sergio, ti ringrazio, lo dico anche pubblicamente perché sei diventato papà da poco, e insomma strapparti anche solo per un'ora e mezza ai tuoi affetti a noi fa piacere e insomma è giusto sottolinearlo. Grazie quindi due volte. Grazie a voi, ci sono i miei suoceri a casa, quindi fanno compagnia loro e mia moglie. Grazie per essere qua con noi. Buonasera a una vecchia conoscenza, ma insomma per modo di dire, dei tifosi Amaranto, recordman di presenze con l'Arezzo. Buonasera Stefano Butti. Ciao Stefano, è ben ritrovato dopo un po' di tempo qua a Block Notes. Ci vediamo, sì. E poi il mio amico e collega Arezzo Notizie, La Nazione, buonasera Matteo Marzotti. Buonasera. Ciao Matteo. E poi buonasera, ultimo ma non ultimo, a tifoso Amaranto, è il sottopancia che ti abbiamo messo stasera, ma insomma è anche un esperto di Serie C, di giocatori. Su Amaranto Magazine cura la rubrica dedicata all'avversario in cui sviscera caratteristiche di giocatori e moduli di gioco. Buonasera Mauro Guerri. Buonasera a tutti, ciao Andrea. Ciao Mauro, grazie anche a te per essere qua con noi. Allora, l'indirizzo email ve l'ho ricordato, blocknotes@teletruria.it, potete scriverci per intervenire, per rivolgere domande ai nostri ospiti. Comincerei dall'analisi della partita, che è stata un'altra partita a due facce, quella di ieri. Sergio, a distanza di 24 ore, insomma, lo stato d'animo com'è? C'è amarezza, c'è rimpianto, c'è soddisfazione per il primo tempo, un mix di tutte queste cose? No, da parte mia e penso della squadra non c'è soddisfazione sotto nessun punto di vista, c'è soltanto amarezza per l'ennesima partita in casa andata nello stesso modo. Purtroppo non è la prima quest'anno. Dobbiamo iniziare a chiederci il perché di queste partite in casa, perché onestamente non penso sia un calo fisico, perché fuori casa tutte le partite le abbiamo stradominate nel secondo tempo, quello che non succede in casa. Quindi dobbiamo capire il perché, non basta quello che facciamo. È il domandone di questi giorni. Tra l'altro una partita che avevate preparato bene, perché l'avete approcciata bene, giocata anche con qualità, no? Che in Serie C si vede non troppo spesso, un vantaggio anche troppo risicato rispetto a quanto si era visto in campo nel primo tempo, e poi la flessione. Però mi interessa anche parlare dell'inizio, insomma, in settimana che tipo di lavoro avevate fatto? Okay. C'erano stati pochi giorni, no? Dopo l'infrasettimanale di Grosseto. Indubbiamente abbiamo un mister che è bravo e che prepara la partita in ogni minimo dettaglio.
Non dorme la notte su qualcosa, ci convoca l'indomani per dircela subito perché non ce l'ha fatta Nelson, quindi per farti capire come lavoro. È la stessa partita di Olbia. C'è un primo tempo devastante dove creiamo tanto e meritiamo di andare a riposo almeno con 2 gol di vantaggio. Non ci riusciamo e poi nel secondo tempo abbiamo questo calo che, ti ripeto, la parte mia non è fisica. Perché se vado a pensare alle partite fuori casa, Alessandria, Livorno, Piacenza pure che abbiamo perso ma abbiamo dominato il secondo tempo, Gavorrano abbiamo chiuso attaccando, Gian Ermini abbiamo vinto nel secondo tempo, succede in casa. Non deve diventare un problema, però dobbiamo iniziare a capire il perché succede sempre in casa. Questo è tanto un argomento che approfondiremo nel secondo spazio. Voglio sentire da Stefano però che impressione hai avuto da questa partita a due facce. È anche difficile, no, trovare, come diceva Sergio, una spiegazione razionale e univoca poi su una flessione così dopo un primo tempo giocato in quel modo, no? Perché ci fosse, diciamo, una costanza No, in nei bassi livelli sarebbe diverso. effetti no, è difficile dare una spiegazione perché quando c'è un calo fisico non è così accentuato il cambio completamente di prestazione tra il primo e il secondo tempo, quindi sicuramente c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa probabilmente anche nella testa, perché oramai c'è l'incubo di non riuscire a vincere le partite in casa e ti entra questa frenesia, questa voglia, magari la paura stessa ti porta a arretrare quando sei sull'1-0 e dopo succede quello che succede. Perché sull'1-0 la partita è sempre aperta, è sempre a rischio, dovresti riuscire a andare dentro, come diceva esattamente prima, sul 2-0, 3-0, in modo che poi puoi gestirla. Sull'1-0 la partita è sempre difficile. Poi il secondo tempo c'è stato questo crollo, che non è la prima volta che succede, che effettivamente è difficile capire a cosa sia dovuto, non Ti so. era piaciuto il primo tempo comunque, Stefano? Sì, una Molte occasioni, squadra. no? 9 angoli in 26 Sì, minuti. una squadra che entra con il piglio giusto, con la voglia di voler vincere la partita, di mettere perlomeno subito a posto il risultato, non c'è riuscita e poi dopo succede quello che succede. Però diciamo il primo tempo sì, effettivamente meritava qualcosa di più, al di là del rigore sbagliato, le azioni le ha avute, le opportunità le ha avute, però poi dopo c'è questo incredibile cambiamento tra primo e secondo tempo che manda in crisi, perché secondo me la squadra di ieri, l'avversario dell'Arezzo, non è che era una grandissima squadra, No. soprattutto nel primo tempo mi è sembrata abbastanza impaurita, una squadra che si chiudeva dietro, che cercava soprattutto di portare a casa lo 0-0. Poi il secondo tempo, quando ha visto che l'Arezzo si è un po' messo dietro, ha cominciato a giochicchiare, ha trovato questo bel gol e lì ha fatto la partita. E poco altro. Voi Mauro e Matteo potete intervenire quando volete, ovviamente. Mi dite un po' anche le impressioni sull'atteggiamento tattico della propria Piacenza, no? Pe ha detto: noi il primo tempo praticamente non lo abbiamo giocato, meglio nel secondo. C'era Barba trequartista che ha provato a dare l'effetto sorpresa, anche se non ha funzionato. Insomma, però direi buon Arezzo nel primo tempo. Ah, un ottimo Arezzo, insomma, si è dimostrato veloce, si è dimostrato non concreto, però insomma ha fatto vedere tante buone cose, soprattutto anche nella fase proprio della gestione della partita, anche proprio sul piano dell'agonismo. Non dimentichiamoci che poi ieri alla fine era un Arezzo che era in piena emergenza difensiva, Talarico si è anche ben comportato lì dietro. Alla fine c'era un solo difensore centrale di ruolo, visto che Sergio da terzino insomma si è adattato al centro e ha fatto benissimo fino ad ora, non lo scopriamo certo adesso. Nel secondo tempo c'è stato sicuramente questo calo, secondo me. È anche una cosa dovuta al fatto che non tanto a livello fisico, magari tecnico, è che magari, forse come diceva Pavane, l'abbiamo peccato nella gestione, magari forse in certi momenti ti può servire un giocatore che ti entra alla panchina di esperienza, cosa che magari ieri l'Arezzo non aveva in panchina, con tutto il rispetto per chi era in panchina, però erano ragazzi, vedevo difficile che ieri ci potesse essere qualcuno, non solo per età anagrafica, che potesse entrare in campo e prendersi una responsabilità in più rispetto a quelli che erano in campo nell'undici titolare. L'ho vista un po' corta, insomma, quella panchina, dovuta anche a fattori Alla contingenti. contingenza. Questo è un argomento che va approfondito. Mauro, vai, se vuoi, se hai No, l'opinione in canna, vai, probabilmente mi associo a quello che è stato detto fino adesso. Ci sono delle scorie probabilmente mentali che impediscono all'Arezzo di portare in porto la vittoria, perché fondamentalmente ieri, come la partita con l'Olbia, c'è stato un primo tempo veramente dominato in lungo e in largo. Portiere loro, Gori, giusto, prima del gol di Moscardelli, ha fatto un miracolo su quel tiro sempre di Moscardelli a botta sicura. Fondamentalmente se finiva 3-0 il primo tempo non era stato rubato nulla, però purtroppo nel calcio ci insegna sempre così,
che purtroppo le partite vanno chiuse. Loro nel secondo tempo hanno alzato poco il baricentro, perché fondamentalmente oltre al gol hanno fatto un tiro in porta al 93esimo. Sì, è vero. Fondamentalmente loro è stato sterile la loro pressione. Hanno avuto la fortuna nella prima mezza occasione di trovare questo gol. Poi si sono sicuramente subentrati anche un po' di paura. Come diceva Matteo, i ragazzi che entrano dalla panchina, non per demeriti tecnici o cosa, però la giovane età questo può comportare. Cioè, se si aspetta magari un ragazzo del 97-98 che cambi la partita, non è facile. Magari aver avuto un Cellini già in condizioni tali da poter giocare almeno un quarto d'ora nel finale di partita potrebbe poi essere utile. Ci arriviamo alla rosa corta. Per complicare un po' le cose, Sergio, ti faccio sentire anche le dichiarazioni di Talarico, Pavanel e Luciani, no? Le avrai magari già ascoltate, però sono anche un po' il segnale di una spiegazione che in effetti è difficile trovare per l'evoluzione che hanno avuto le ultime partite. Sentiamo. Fisica secondo me oggi molto meno delle altre volte, perché dopo l'1-1 ci siamo riversati lì, abbiamo potuto la possibilità di fare il secondo, comunque abbiamo creato, siamo andati nella metà campo avversaria e comunque ho visto la gamba dei miei in certe situazioni, tipo Corradi che ha allungato alla fine, molto più continua rispetto al solito, quindi meno discorso fisico, più il discorso di gestione, quindi il fatto di avere la personalità, di continuare a giocare senza dare costantemente l'iniziativa all'avversario, anche se in certi momenti della partita è quasi fisiologico che l'avversario se la prenda. Per quanto riguarda il secondo tempo, siamo calati fisicamente, lo sappiamo tutti, stiamo lavorando col mister e lo staff per cercare di migliorare la nostra prestazione atletica e faremo del nostro meglio. Sì, ok, un pareggio, abbiamo mosso la classifica, però per come è andata la partita, per le innumerevoli occasioni che abbiamo avuto, non ce la faccio a stare sereno, non ce la faccio veramente a pensare che abbiamo pareggiato anche oggi. Vedere gli avversari che esultavano per un pareggio mi è costato veramente tanto questa giornata. Come al solito molto accurate le parole di Luciani, Matteo lo può confermare, no? Nelle interviste è sempre molto partecipe anche dal punto di vista emotivo, però ecco, Pavanelle dice non è stata questione di gamba, anzi ho visto una gamba più continua rispetto ad altre volte, Talarico dice siamo calati fisicamente, lo sappiamo, ci stiamo lavorando in settimana, e Luciani che ha fatto un discorso diverso, no? Più legato al pathos del momento, la propria Piacenza che ha festeggiato, ha esultato per un pari, insomma. Ecco, è un po', come dicevamo prima, sì, un puzzle difficile un po' da comporre, no? Anche per voi che ci siete dentro. Sì, vabbè, la propria Piacenza ha festeggiato perché non ci credevano neanche loro alla fine del primo tempo che stavano perdendo 1-0. Cioè lo percepivano negli sguardi loro. Forse cosa che loro hanno percepito negli ultimi 10 minuti negli sguardi nostri, avevamo pure paura di perdere a quel punto la partita. Allora, come la penso io, sinceramente, indubbiamente noi quest'anno non abbiamo lavorato bene. Non me ne voglia l'allenatore che c'era prima, non c'entra niente, la colpa è nostra perché siamo noi che andiamo in campo. Non abbiamo lavorato bene luglio-agosto e adesso rincorriamo quei 2 mesi persi. Abbiamo fatto un pre-ritiro per me non buono, tra amichevoli e cose varie, ma quello lo sappiamo, è inutile pensarci ancora. Però per me non è più una questione fisica, perché se noi tutte le partite fuori casa le giochiamo fino al 90esimo e le abbiamo vinte quasi tutte e riprese nel secondo tempo, è una cosa che in casa non succede. Quindi in casa abbiamo il calo fisico e fuori casa no. Per me è come diceva lui. Purtroppo poi subentra la paura di non riuscire a vincere in casa, magari fai un gol e non riesci a chiudere, dice da un momento all'altro prendo gol e non la prendo più, non la riprendo più. Per me è questo. Purtroppo nella testa del calciatore subentra questo, è difficile spiegarlo alla gente, però chi ha giocato a calcio capisce che è questo un momento delicato. Ah no, è difficile spiegarlo, però è un'analisi che ha un fondamento concreto e si capisce. Solo per comprendere meglio, Sergio, ovviamente non per fare polemica, però tu quando dici in quei 2 mesi adesso li dobbiamo rincorrere, parli da un punto di vista di approccio atletico proprio, cioè di benzina nelle gambe. Sì, da un punto di vista atletico ma anche mentale, perché comunque non abbiamo iniziato bene. Cioè noi, tra Coppa Italia, tra Zaghena e tutte le pre-partite, diciamo, che ci portiamo al campionato, la Coppa, non abbiamo iniziato bene. È inutile dire, sfortuna, noi non abbiamo iniziato bene e adesso rincorriamo quei punti persi prima. È difficile perché magari un pareggio in casa non ti basta più, neanche un pareggio fuori casa con una squadra normale, no, perché ormai devi vincere per fare i punti. Abbiamo questi punti che purtroppo sappiamo che arriveranno di penalizzazione, quindi
ogni partita dobbiamo cercare di vincerle per riprendere il cammino e fare un campionato che ci porta in una posizione. Un'analisi molto lucida la tua. Ci fermiamo per il primo break. Faccio ricominciare Stefano subito dopo la pubblicità, perché in effetti quello che ha detto Sergio è un po', diciamo, in qualche modo l'uovo di Colombo, no? Per spiegare questa situazione. Tra poco. Di nuovo in diretta con Block Notes, 0-0 intanto il parziale dell'Italia alla fine del primo tempo contro la Svezia, un risultato che ovviamente sarebbe molto negativo per gli azzurri. Stefano ci scrive, ci fa i complimenti per Sergio Sabatino, esempio di professionalità, soprattutto adesso che ha cambiato ruolo e il suo rendimento è lievitato. Poi voglio chiederti se è merito del cambio ruolo, se è merito tuo, se non c'entra nulla la questione tattica. Tabù comunale, Stefano, da cosa dipende? Non so se a te in carriera è mai capitata una cosa del genere, no, di non riuscire a vincere in casa, questo fattore campo al contrario. Ma succede in tantissimi episodi, ci sono quelle situazioni che non riesci a capire come fare a risolverle. Ti porto un esempio, magari è una squadra che prende sempre gol su palla inattiva o su calcio d'angolo, e ti capita sempre così, nonostante tu ci metta tutta l'attenzione lo prendi uguale. Quindi loro stanno vivendo una situazione ora in cui devono vincere in casa per riprendere un po' i ritmi, per tornare un po' su in classifica, e come vanno in vantaggio inconsciamente tentano di difenderlo, però sull'1-0 è sempre un rischio, e dopo va a succedere che prendi gol, poi giustamente provi in qualche modo a rimediarla, ma non sempre ce la fai. Sono d'accordissimo quando dice che non è un calo fisico, perché se no non hai la reazione che hai dopo il pareggio. Poi lui dice in trasferta invece va tutto diversamente. No, ma poi se cali fisicamente quando prendi l'1-1 continui a difendere, non ce la fai a uscire. Invece loro hanno cercato magari anche in modo caotico di venire fuori, di fare qualcosa. Quindi probabilmente è solo un discorso mentale. Poi ora io non lo so, ma se mi diceva probabilmente hanno se la preparazione è stata fatta male, nel senso anche mentalmente, la paghi, perché non è facile ritrovare la mentalità giusta. Io per esempio non ho seguito la preparazione, però nelle interviste dell'allenatore che c'era prima spesso e volentieri sentivo che diceva sempre abbiamo giocato meglio e noi siamo più forti, però vincevano sempre quell'altri. Anche questo è un modo brutto, perché il giocatore alla fine si sente convinto di dire noi giochiamo bene, vincono quell'altri, quindi va tutto bene, ma non è così. Cioè, ogni tanto bisogna anche essere realisti e guardare le cose come vanno. Hai ricordanza di qualcosa del genere che è capitato a te, Stefano? Ma ci sono stati dei periodi che non riuscivi, però in modo particolare no. Ecco, c'era magari le situazioni, c'era la situazione magari per farti un esempio che rischiavi o prendevi quasi sempre gol a fine partita. E sono quelle situazioni che ti nascono così. Dopo piano piano devi riuscire a superarlo. Però io ora, da ex giocatore, penso che loro stiano vivendo anche una situazione abbastanza particolare, perché sono partiti dove si parlava di squadra che doveva vincere il campionato, poi squadra che invece si doveva salvare, poi squadra di qui, di là, e ora la cessione della società, e tanti problemi che magari uno che non è dentro, mentalmente il giocatore non è tranquillo, e questo incide anche sulla prestazione. Allora, prima di fare intervenire Matteo e Mauro, ci vediamo la scheda che ha preparato Andrea Lorentini, che ha fatto un po' il sunto di tutti questi argomenti. Poi voglio sentire voi sull'aspetto societario, se influisce o no, poi c'è anche Sergio ovviamente che può dircelo, ma anche sull'aspetto tecnico e tattico. Vediamo e poi ne parliamo qua. Era l'occasione giusta per cambiare finalmente passo in casa, ed invece è stato il solito Arezzo, un tempo il primo a tutto gas ad una ripresa sgonfia. Contro la propria Cenza è andato in scena un copione già visto al comunale. Amaranto arrembanti nella prima frazione, capaci di costruire occasioni da rete in serie grazie ad una manovra su ritmi alti. Dopo l'intervallo la squadra è andata giù di testa e gambe, l'avversario ha preso fiducia e il gol del pari ne è stata la fisiologica conseguenza. Cliché simile anche contro la Viterbese, Arezzo avanti con Moscardelli nel primo tempo,
tempo e rimontato nella ripresa dai laziali. Con l'Olbia era andata ancora peggio, 45 minuti veloci e ficcanti, secondo tempo disarmante con i sardi che firmarono la beffa nel finale. Il quarto risultato utile di file, magra consolazione. Pavanel ha ammesso che i suoi hanno difettato nella gestione della partita, soprattutto nei momenti critici quando c'è da essere lucidi nelle scelte. Un vulnus da ricercare più nella testa che nelle gambe, secondo il tecnico. La verità probabilmente sta nel mezzo. Quando gioca ad alta velocità, questa squadra si esalta, ma ad oggi ha dimostrato di non avere la tenuta in 90 minuti per quel tipo di calcio. E non si può pensare di segnare sempre 2-3 gol per vincere le gare. Ecco allora che serve un salto di qualità sul piano della personalità e della lettura delle situazioni. Una vittoria interna manca come il pane. Se fuori casa le cose vanno bene, al comunale uno strazio, anche con Pavanel. Una vittoria, due pareggi e due sconfitte. 4 gol all'attivo, 5 al passivo. Il doppio turno casalingo sembrava capitare a fagiolo. La prima chance è stata fallita. Domenica arriva il Cuneo e non si può più sbagliare. Anche perché all'orizzonte incombe la prima penalizzazione. Nota margine per Moscardelli. Contro la propria Cienza ha sbagliato il terzo rigore degli ultimi 4 calciati. Prima di ieri aveva fallito il penalty nella passata stagione contro la Lupa Roma e quest'anno a Gorgonzola sul campo della Giana. Il capitano resta comunque una certezza di questo Arezzo che, in attesa di conoscere il suo futuro societario, sul campo non riesce ad uscire dal limbo e non sa scrollarsi di dosso quel senso di incompiuta. Allora, un po' di incompiuta in effetti si avverte. Matteo, prima Stefano ha ricordato ci sono dei periodi in cui segni sul calcio d'angolo e poi non segni più, dei periodi in cui li prendi sempre sul calcio d'angolo, lavori e però continui a prenderli. Ricordo il primo anno di Capuano, poi Sergio arrivò a gennaio, l'Arezzo segnava spessissimo su palla ferma, no? Punizioni, angoli erano quasi una sentenza. L'anno dopo, nonostante tremolada, di gol ne arrivavano molto pochi. Insomma, alla fine molto contano anche gli episodi o è un'analisi sbagliata questa? No, ma sicuramente contano molto gli episodi, anche perché poi sicuramente nel primo anno di Capuano non c'era un giocatore che calciasse in maniera così pulita come abbiamo visto come Tremolada, cosa che poi quando c'era Tremolada che calciava in maniera perfetta, poi non c'era magari la torre, comunque l'occasione buona che veniva creata lì nel mezzo, che poi ricordiamolo, il primo anno erano soprattutto i difensori ad andare a segnare, sì, con Capuano, cosa che poi non si è verificata l'anno dopo. Sicuramente è un fattore che riguarda anche un aspetto tecnico della rosa, ma riguarda anche gli episodi. E poi soprattutto, da una parte mi fa piacere sentir dire che comunque è un aspetto mentale quello che viene evidenziato. A proposito, ho apprezzato molto le parole che ha detto Sergio mercoledì dopo la partita con il Gavorrano, quando si parlava appunto di questo 0-0, così come è fatto stesso che viene ammesso che insomma non si è lavorato proprio bene in estate. E sicuramente quello che poi riporti in campo adesso è il frutto anche del lavoro settimanale. Non è che i risultati di una squadra sono dettati solo dal fatto io ho il giocatore più forte rispetto all'altra squadra, se no a quel punto nemmeno si gioca in campo e si vede fin dalla vigilia insomma come vanno a finire le partite. Sì, quindi sicuramente è un insieme di fattori questo che alla fine va a determinare il tutto. Oh, Mauro, della partita di ieri c'è qualcosa che ti è piaciuto che va salvato comunque, se no parliamo soltanto degli aspetti negativi. In realtà c'è stato anche un gran bel primo tempo, sì, no? Come prima, contro l'Olbia per esempio. La prima mezz'ora è stata di ottima fattura, di ottima qualità a livello di occasioni, di intensità, di giocati. Dimostrazione infatti, oltre al gol, il rigore sbagliato, le due parate del portiere, c'è cioè una netta predominanza dell'Arezzo in campo. Cioè la propria Cienza nella prima mezz'ora non è esistita. Dopo il gol sembrava quasi che la squadra avesse ottenuto quello che voleva e un pochino si è abbassata, perché già negli ultimi 10 minuti del primo tempo un pochino avevamo calato già il ritmo e tutto quanto. Magari era il momento, dopo il vantaggio, di riuscire a stringere i denti quegli altri 10 minuti e quarto d'ora, magari riuscivi a raddoppiare, magari arrivavi a riposo sul 2-0, sul risultato che era molto più tranquillo e magari non sarebbe la propria Cienza sarebbe rientrata in partita. Cutolo, ti è piaciuto ieri? Mi è piaciuto a tratti, sì. È un Matteo? Giocatore. Sì, stessa identica cosa. Soprattutto, vabbè, nel primo tempo, soprattutto a tratti, quando prendeva palla sull'esterno e si accentrava. Lì nel mezzo, magari a fare, non dico il trequartista, comunque l'uomo che ti deve dare la superiorità, magari in uno spazio stretto, l'ho visto ancora un attimino indietro. Molto meglio che Gavorrano, insomma, Grosseto sì, non mi era piaciuto granché, sempre essere bene. Sincero. Cutolo può essere un giocatore importante, Sergio, lì davanti, insomma, tu che hai anche il polso dello spogliatoio, è un giocatore che deve ancora trovare, forse ha segnato dei gol anche belli, no? Dal punto di vista stilistico,
devi ancora trovare dopo l'infortunio la giusta continuità, insomma, che ne pensi? A livello di numeri ha fatto già qualcosa, perché ha fatto qualche gol, qualche assist, sì. Però indubbiamente dopo l'infortunio ancora non si è ripresa al 100%, piano piano quello è comprensibile, però è uno che io farei giocare sempre, perché è uno che si può inventarsi la giocata da un momento all'altro e quindi ci dà fantasia, insieme a Moscardelli, che per me non è l'attaccante ma è il giocatore più forte che c'è in tutte e tre i gironi. Questo l'ho detto anche l'altra volta, però ogni anno non ribadisco, perché per me sono innamorato di un giocatore come lui, e poi ha una forza anche mentale, perché non è facile dopo un rigore sbagliato continuare a cercare il gol. Già l'aveva fatto con la Gian Erminio, l'ha rifatto ieri, dimostrazione che siamo fortunati ad averlo noi. Ha personalità. Mi dite un po', sì, di questa cosa dei rigori, insomma, perché uno non lo avrebbe mai detto, ma è il terzo rigore negli ultimi quattro che Moscardelli sbaglia. Alto con la lupa Roma, parato a Gorgonzola, ieri sul palo, anche con un po' di sfortuna, diciamo la verità, che ha preso il palo interno, poi la palla è uscita. Insomma, come si migliora? Allenamento? Bisogna mettersi lì e calciarli durante la settimana? Lui li calcia e li calcerà sempre lui, perché non è uno di quelli che dice li faccio calciare agli altri, perché ha la personalità per continuare fino a quando non continuerà a farlo in maniera definitiva. Un momento per lui, semplicemente questo, dai, perché ieri è stato pure sfortunato, palo interno, l'aveva completamente spiazzato. Sì, te Stefano, il rigorista migliore che hai incrociato in carriera, no, chi è stato? No, ce ne sono stati tanti, però vedi, io guardavo anche ora rigori, è uno che cambia spesso l'angolo, il rigorista vero non lo cambia mai, il rigorista vero è quello che mette sempre la palla lì, cioè su 100 palle 99 e mezzo le mette sempre lì allo stesso punto, quindi io ho ricordanza di rigoristi bravi, però la palla la mettevano sempre lì, cioè loro il rigore era quello. Lui, però oggi è più complicato, no? Che i portieri ti poi vedono, si torna ti al discorso di prima, che è anche quello un discorso mentale, ne sbaglia uno, sbaglia il secondo, ora gli è entrato la crisi, che quando va sul dischetto non ha la tranquillità che deve avere. Anche il Mosca è umano e si emoziona. Sì, ma poi, ecco, vedi, poi tornando un attimo sul discorso di prima, io penso che sia importante anche il discorso che la squadra a un certo punto non... Moscardelli è un giocatore alla sua età, quindi quando sta bene là davanti tiene palla, dribbla, e poi con l'andare del tempo cala, logicamente, perché fisicamente non è più quello di tanti anni, e probabilmente anche questo fatto che lui non riesca più a tenere la palla lassù, non riesca più a fare le giocate che magari fa nel primo tempo, la squadra ne risente, perché io guardavo un'azione prima, lui ha preso palla, dribbling, contro dribbling, che la squadra in quel modo riesce a salire, quindi riesce a avere subito la pressione sui difensori avversari, magari nel secondo tempo questo succede più di rado. E poi un'altra cosa, cioè io sono contrario a quello che stanno dicendo, c'è i giocatori giovani in panchina, dice non dargli la responsabilità di non entrare, per quale motivo? Cioè io parlo per me, l'anno che noi si vinse il campionato di Serie C, Angelillo butta dentro me, Vittiglio e Mangoni che avevamo 18 anni, cioè io capisco che dici sì, il ragazzo giovane non ti cambia, ma invece tante volte il ragazzo giovane, proprio perché magari è incosciente, fa qualcosa di strano, ti può anche cambiare la partita, poi se no questi ragazzi quando li mettiamo? Quando hanno 27-28 anni? È vero, questo è un discorso antico, che ha mille sfaccettature, la mentalità dipende dal momento, la squadra era prima in classifica, uno entrava e andava. Io Angelillo ha cominciato a farmi giocare titolare quando Cucchi è andato via, io avevo 18 anni e ero la prima esperienza da professionista, quindi non è, io penso che logicamente non puoi mettere sei giovani e pretendere chissà cosa, però uno o due ragazzi giovani che magari danno anche un po' di vivacità, qualcosa in più, lo danno, perché sennò che fai? Fai una squadra con 16 giocatori, poi ora c'è anche questi obblighi dei vari sottoquota, che quindi forse tu diresti più spazio ai giovani. Sì, tu forse diresti. Il problema è che oggi c'è pochi giovani veramente validi. Qui entriamo in un altro discorso. Che ne pensate, Mauro e Matteo? Vai avanti. Tra l'altro, posso dire, Mauro e Matteo sono due ex giocatori di Stefano Butti a Cigiano, giusto? Sì. Ma nelle giovanili eravate alle sue dipendenze? No, io prima squadra a 16 anni. Prima squadra, ecco, vedi? Quindi Stefano Butti. Ti ha fatto giocare, quindi vedi, è coerentissimo con le sue idee. No, è chiaro che molto dipende dal contesto. In un contesto in cui la squadra fa fatica, il giovane magari rischia di bruciarsi, come si dice. Che ne pensate? Però voglio il vostro parere. Questo ha ragione, che i giovani giusto che vengano fatti giocare quando meritano. Secondo me
il fatto di obbligare le società, di questo caso la Serie C, e dopo a scendere di categoria ancora peggio, a far giocare obbligatoriamente i ragazzi, secondo me non aiuta la maturazione, perché se un ragazzo è bravo, come all'epoca del mister, il mister a 18 anni ha esordito in prima squadra, perché probabilmente aveva le qualità per poter esordire. Adesso, se non hai le qualità o meno, sei obbligato a farlo giocare un ragazzo, quindi questo o comunque deve... ad averlo in rosa. O averlo in rosa, sì. Quindi non facilita. Si prende l'esempio da noi di Varga. Varga la prima giornata era un giocatore, Varga da un mese a questa parte totalmente un altro, sembra il fratello di quello che era la prima giornata. Sicuramente messo nel contesto di una squadra come contro l'Arzachena, impaurita, magari non con le giuste distanze tra i reparti, non magari probabilmente ancora mentalmente pronta ad affrontare il campionato, era un giocatore apparso in grossissima difficoltà. Le ultime prestazioni è un giocatore che si è meritato anche l'Under 21 della propria nazionale, insomma. Eh sì, della Slovacchia. Matteo, 30 secondi, poi andiamo con il break. No, indubbiamente abbiamo visto comunque i giovani che hanno fatto bene quando sono stati lanciati in campo, sono stati, secondo me, prima ancora quelli che hanno fatto un campionato primavera, quelli che comunque sono venuti dalla Serie D o che comunque hanno avuto qualche esperienza con i grandi. Penso a Jebli, ma penso soprattutto a Talarico, che comunque veniva dalla Serie D, che è sicuramente molto più competitiva rispetto a un campionato primavera che non a un campionato Berretti. Lo stesso vale di Durzi, che veniva da una Serie D. Ora è vero che Durzi ha comunque alle spalle l'esperienza dell'anno passato. Sì, sì. È certo però che, ad esempio, se io mi immagino un giocatore che mi possa dare qualcosina di più nella gestione del gioco, quindi penso a un giocatore a centrocampo, al di là che poi ci possano essere problemi di disponibilità o meno, è chiaro che non me la sento magari a un Criscuolo di dargli la stessa responsabilità che posso dare a un Cenetti, a un Foglia, a un De Feudis in questo senso. Soprattutto in certi momenti. Sì, è un discorso complesso, poi va sempre calibrato, no? sul contesto in cui viene fatto. Ci fermiamo per il secondo break. L'Italia intanto 0-0 sempre, con Florenzi che ha sfiorato il gol del vantaggio. A tra poco. Terza parte di Block Notice. Marco ci scrive per complimentarsi anche con i tifosi che ieri hanno partecipato al corteo che ha attraversato la città, una grande manifestazione di affetto nei confronti della squadra e della società. Poi ne parleremo, ci vediamo anche il servizio. A proposito di giovani e di anziani, Sergio, ma tu, questa normativa che obbliga le società di Serie C ad avere massimo 14 over, giusto adesso? Sì, 14 over. Insomma, la trovi giusta, la trovi sbagliata? Che idea ti sei fatto? Tu che sei un over e non sei più un ragazzino. Sono un over, no? Per me è sbagliatissima. Penalizza il giovane, indubbiamente, perché la solita frase: se uno è bravo gioca, ma è così, nel senso non c'è bisogno. Io credo che se uno è bravo e può giocare, il mister lo fa giocare, anzi se uno è giovane è ancora meglio, perché ha più energie rispetto a uno di 33-34 anni. È una normativa che ne parliamo da tanti anni, ma più andiamo avanti e peggio è, quindi le regole saranno sempre più pesanti, ogni anno se ne aggiunge sempre qualcuno. Non so il perché stanno facendo tutte queste cose. Sì, anche come associazione dei calciatori, d'altro c'è una posizione... Ogni anno discutiamo due in più, tre in più, ma alla fine li tolgono sempre. Tanto in Serie C c'è l'obbligo di averli in rosa, no? Sì. In D addirittura c'è l'obbligo di farli giocare, quindi è una situazione ancora peggiore. Prima abbiamo accennato alle penalizzazioni. Questa, insomma, spada di Damocle che c'è sulla testa vostra, ma un po' di tutta la piazza purtroppo, è condizionante, Sergio, oppure veramente quando andate, guarda, in campo non pensate a questo, però magari durante la settimana, allora, sì. Se è condizionante non lo so, che non ci pensiamo è vero, perché noi abbiamo avuto un dibattito con Jamie e Riccioli all'indomani della notizia di Ferretti che ha lasciato. Loro ci hanno rassicurato non che la situazione si sistemava, ma che facevano di tutto per sistemare questa situazione. Noi ci siamo fidati di quello che ci ha detto Gemmi e Riccioli, e quindi non abbiamo pensato alla penalizzazione, stiamo pensando semplicemente al bene di questa squadra. Ci siamo impegnati tutti di onorare questa maglia fino all'ultimo giorno che giocheremo qui. Loro si stanno impegnando a trovare un futuro buono per questa società, e quindi non ci pensiamo, perché comunque sappiamo che è un campionato, un anno difficile, e quindi sappiamo che dobbiamo mettere in preventiva anche una penalizzazione in arrivo.
Speriamo che sia, tra l'altro, la meno cospicua possibile. La prima dovrebbe arrivare a metà del mese, già forse questa settimana, insomma, ballano da 1 a 3 punti. Il cambio ruolo alla fine ti ha giovato oppure no? E soprattutto è stata una sorpresa anche per te il rendimento che hai giocando da braccetto, no? Per dirla la Eziolino Capuano. Sì, allora, a parte l'avevo fatto già in passato, la Sottile l'anno scorso me l'ha riproposto questo ruolo, secondo me è un ruolo che tanti allenatori dicono che posso fare bene perché ho delle caratteristiche che si sposano bene con questo ruolo, mi però piace. Conta molto anche la convinzione del diretto interessato alla fine, no? Sì, perché sì, no, lo faccio con molto piacere perché comunque mi rendo conto che è un ruolo che posso fare, un ruolo che mi può accompagnare sul finale della mia carriera, diciamo, anche se ancora non ci penso. 29 anni, ancora ne hai di carriera davanti. Questa è la quarta stagione tua ad Arezzo, no? Anche se le prime due un po' spezzate, sì, perché sei arrivato tutte e due le volte a gennaio. Insomma, cosa rappresenta questa piazza per te adesso, Sergio? Rappresenta tanto. Io ti confido una cosa, in estate ho avuto 3 proposte per andare via, entrambe con un biennale come contratto. Ho preferito rimanere qui a scadenza, sapendo anche la situazione, perché già in estate capivamo che c'era qualche problema. La prima penalizzazione l'abbiamo avuto per i pagamenti. Quindi ho parlato con Gemmi e gli ho fatto un discorso da uomo a uomo, sono rimasto qua rifiutando 2 anni di contratto da un'altra parte. Le piazze erano 3, l'ho fatto per l'Arezzo principalmente, per me e per mia moglie, perché comunque era un anno importante con la nascita di mio figlio, volevo che nascessi in un posto dove noi ci trovavamo bene e quindi ho preferito rimanere qui. Con i pro e con i contro, sapendo a cosa andava incontro, non mi sono assolutissimamente pentito e quindi mi auguro che la situazione a livello societario possa sistemarsi e mi auguro quanto prima di poter prolungare qui il contratto che non ho fatto quest'estate. Grande, guarda, vedi, sei l'intervistato perfetto in questo caso, perché avevo 4-5 domande, ma tu con una risposta sola me le hai fatte tutte quante. Tra l'altro ricordo che il primo anno poi tu andasti via a fine stagione, no? Andasti a giocare ad Agrigento e insomma fu un po' un rimpianto che avevi, tant'è che tornasti indietro, giusto? Se ricordo bene, non per l'Akragas, però per la situazione, no, immagino, di contorno. Appunto, mi ero trovato bene qui, poi lì sono andato via per una banalità sul contratto, ma non era quello, era il fatto che quell'anno mi sposavo e mi volevo avvicinare a casa. Non mi sono trovato bene e sono ritornato. Da lì non ho preso in considerazione nessun'altra proposta, perché considero Arezzo il mio punto di riferimento in questo momento e quindi mi auguro che, appunto, che possa sistemarsi tutto e prolungare qui. In bocca al lupo Sergio, per tutto, anche per ovviamente, insomma, la tua vita familiare che ha avuto questo lieto evento da pochissimo. Che impressione ti hanno fatto, Stefano, i 300 tifosi in corteo ieri? Così ti utilizzo per lanciare il prossimo servizio, perché di questo dobbiamo parlare. Ma sono venuto anch'io su in piazza a vedere la partita di questo corteo, ti dimostra che ci sono questi ragazzi che sono veramente attaccati alla squadra e che, devo dire sinceramente, meriterebbero qualche soddisfazione in più a livello di risultati e anche a livello di società, perché purtroppo, io sai benissimo, l'ho sempre detto, questa società a me non mi aveva mai convinto. Sentivo un giorno parlavano di una cosa, il giorno dopo dell'altra, e alla fine purtroppo quello che avevo paura succedesse è successo. Ora speriamo, perché ultimamente tutti questi cambi che ha avuto l'Arezzo non è stato fortunatissimo, perché se andiamo a vedere ha avuto, e questi ragazzi ci credono, hanno voglia di vedere il bel calcio Arezzo, hanno voglia di vedere la squadra in una categoria importante, di vederla magari in C però lottare per andare in Serie B. Ricordiamo, l'Arezzo ha fatto tanti anni in Serie B a livelli importanti, quindi loro sono veramente attaccati alla squadra e lo vedi che stanno facendo di tutto e non perdono occasione per dimostrare questo affetto verso la squadra. Oh, Matteo e Mauro, preparatevi delle riflessioni, ci vediamo in servizio, poi vi chiederò, insomma, anche un parere, un'analisi su questo momento particolare che sta vivendo la tifoseria, la città, che si è unita moltissimo, no, alla squadra proprio nel momento più complicato, più difficile. Vediamo. Il
futuro è pieno di punti interrogativi, ma il presente qualche certezza ce l'ha. Mentre la società sta vivendo una fase di trapasso con tutte le incognite che accompagnano un cambio di presidenza, i tifosi si compattano, si stringono, si danno da fare e lanciano segnali di unità e attaccamento. 300 è un numero che evoca ricordi di battaglie ben più eroiche, ma un po' di epica in certi casi non guasta. E i 300 cuori amaranto che hanno sfilato da Piazza della Libertà fino allo stadio hanno combattuto anche loro una battaglia di sopravvivenza che ancora non è conclusa, perché l'Arezzo deve trovare stabilità e punti fermi, ma che comunque sta spargendo ottimismo. La gente da diverso tempo ormai manda messaggi chiarissimi, ne sono una prova gli striscioni comparsi 15 giorni addietro in ogni angolo di città per convocare gli sportivi alla partita e dare prova che la squadra, nonostante tutto, nonostante le penalizzazioni e un domani tutto da scrivere, non sarebbe mai stata lasciata da sola. E infatti il pubblico non ha mollato né in trasferta né in casa, dove purtroppo manca sempre la ciliegina sulla torta, cioè quella vittoria che darebbe un altro sapore alla giornata e premierebbe gli sforzi di chi continua a tenere sulle bandiere in senso letterale e metaforico. In questo clima di solidale partecipazione va ricordata l'intitolazione del campino del Parco Arno a Francesco Paolucci, un tifoso amaranto che aveva fatto della passione e della condivisione uno stile di vita. Al Gattolino adesso il suo ricordo resterà per sempre e servirà da insegnamento. Le emozioni vanno coltivate e manifestate. Per questo la marcia per le vie del centro è stata importante e ha dimostrato che tutti con l'Arezzo non è solo uno slogan e non è solo uno striscione di curva. È qualcosa di più, è terreno fertile che si può coltivare e soprattutto che può dare frutti. Allora, chi comincia, Matteo o Mauro? Matteo, stavolta tu, dai. Ma è la dimostrazione che... Cioè, non era scontato, no, che la tifoseria si compattasse in questo momento e tirasse fuori anche quell'orgoglio che c'era, ma che comunque in certe situazioni è difficile tirare fuori, sei d'accordo? Io ieri sono stato uno dei primi a arrivare su alle scale del Duomo e insieme parlando con una persona mi ha detto saranno 100 persone scarse. Io penso che si è dovuto ricredere, perché è vero, all'inizio faceva effetto perché c'era un dispiegamento di forze dell'ordine che era anche un po' esagerato, perché alla fine sovradimensionato. Parliamoci chiaro, erano solo tifosi amaranto, non è che c'erano nemmeno tifosi del Propria Scienza ieri che avrebbero potuto scontrarsi, quindi era un po' esagerata questa cosa. Comunque, al di là di tutto, il servizio d'ordine, va detto che qualcuno si è dovuto ricredere ieri, perché comunque 300 persone sono tante e non credo che in tutte le piazze, perlomeno in Lega Pro, ci possa essere un afflusso in questo modo, visto che si è parlato anche di cifre di abbonati in passato. Una cosa è certa, andando a vedere quello che è accaduto con il Monza, quello che è accaduto ad Alessandria, quello che è accaduto anche a Gavorrano, in questo momento ad Arezzo c'è una tifoseria, c'è lo zoccolo duro di 300 e passa tifosi, oltre a quelli che non hanno preso parte al corteo, e c'è la squadra. Cioè, questa comunque è una base che resterà sempre, al di là di quello che potrà accadere dopo il closing, che potrebbe accadere nelle prossime ore, quello che è. Però insomma, l'Arezzo ha una base solida a livello di tifoseria. In questo momento questa base solida è un tutt'uno con la squadra, che l'ha dimostrato in più di un'occasione, perché bene o male alla squadra è vero gli è stato chiesto di tirare fuori gli attributi, però anche ieri o comunque in altre circostanze, nonostante questo calo, non è che è stata fischiata, non sono stati contestati i giocatori. Quindi da una parte la tifoseria, tra virgolette, è matura, perché si rende conto pienamente della situazione che sta vivendo anche la squadra. Maturità è il termine giusto. Mauro, tu che insomma alla fine tu ti fai le trasferte nel settore ospiti, hai anche il polso della situazione, no? In curva c'è un clima particolare e io ribadisco il fatto che non era così automatico che si creasse questa atmosfera. Tra i tifosi una sorta di spaccamento, chi voleva sostenere la squadra, chi no, invece c'è un'unità di intenti, cioè si cerca tutti il bene dell'Arezzo, cioè il bene dell'Arezzo al momento è sostenere i ragazzi che vanno in campo per cercare di ottenere il massimo dei punti possibile, anche perché, come si diceva prima, purtroppo pende questa penalizzazione che potrebbe far cambiare la classifica in modo radicale, perché se sono 3, 4, 5 punti la classifica cambia, da una posizione relativamente tranquilla di classifica ci si potrebbe trovare invischiati in una lotta che a inizio stagione nessuno si poteva immaginare. È vero che non ci sono retrocessioni dirette quest'anno, però è un conto quando una squadra su... magari costruita con determinati obiettivi si ritrova nel fondo tra virgolette, nei bassi fondi della classifica, non è facile nemmeno venirne fuori. Ogni partita, come diceva
Sergio prima, un pareggio che magari deve diventare obbligatoriamente una vittoria perché non viene accolto, magari un punto in trasferta a Gavorrano magari viene visto un pochino non in modo ottimale perché magari si sperava di ottenere i tre punti, è chiaro, però, è tutto... però anche lì la tifoseria ha dato ottimo senso di maturità perché la squadra a fine partita è venuta sotto il settore, hanno preso solamente applausi. Sì, nonostante il pareggio con l'ultima classifica. Mi dice Sergio, l'evoluzione che avete avuto non nel rapporto, perché si parte da Arezzo Lucchese dell'anno scorso, playoff, sconfitta in casa, l'ennesima rimonta, delusione atroce, contestazione abbastanza forte. Si passa poi per l'altra contestazione dopo la partita con la Lucchese, la prima di Pavanel, e poi però questa vicenda della società ha cambiato un po' anche il feeling che c'è tra la squadra e il pubblico. È così, ecco, hai avuto questa sensazione? Sì, per me è così, perché comunque dopo questa la contestazione l'anno scorso è normale, sì. Abbiamo perso i playoff in casa, quindi ci sta, quest'anno abbiamo iniziato male, però dopo la Lucchese sono venuti loro, ci hanno interrotto un allenamento e ci hanno chiesto questo. Noi prima di Vercelli, no? Ci ricompattiamo con voi, voi dimostrateci comunque che non pensate alla crisi della società ma che pensate solo a lottare. Abbiamo vinto ad Alessandria il giorno dopo, però da lì è stata... ci siamo ricompattati, dai, questo momento di difficoltà ha fatto in modo che l'unione tra squadra e tifosi si faceva più intensa. Ed è un vero peccato che manchi questa ciliegina sulla torta della vittoria dispiace, in casa, perché sarebbe principalmente il suggello, per loro, però dispiace anche per i punti, perché abbiamo perso due punti ieri, due punti con la Viterbese, addirittura tre con l'Olbia. Dispiace, dai. Speriamo domenica di regalarti una soddisfazione. Stefano, guarda, ci sono 30 secondi, poi lo riprendiamo questo discorso dopo l'ultimo break, anche perché dobbiamo parlare di società, ci sono delle novità importantissime, siamo arrivati a un punto cruciale, ma mi dai una risposta secca. Ad Arezzo il calcio fatto bene si può fare? Io sì, penso, no? Io penso di forse sì. Io è penso facile, di sì, difficile, perché, è impossibile. È stato fatto, quindi si può fare, bisogna trovare le persone giuste, l'ambiente giusto, cominciare a programmare, a costruire, si può fare. Però se permetti ti volevo dire, ora esulo un attimo dalla situazione, visto che parlavate di tifosi, e siccome mi hanno tirato un ballo volevo ribadirlo, cioè c'è un gruppo di tifosi che sta cercando di fare questo famoso museo Amaranto. Oh. E io ti garantisco che ho visto quello che ha questa gente, è una cosa stupenda, però io non so per quali motivi a destra manca gli si tira le gambe, perché non è assurdo quello che sta succedendo, di non riuscire a dare una stanza a queste persone che, ti ripeto, hanno delle cose favolose. Guarda, era in scaletta nel prossimo spazio, però hai fatto benissimo a ricordarlo, ci mancherebbe no, ma poi altro. Noi ci hanno tirato di mezzo a me, Pino e Menchino, e l'abbiamo fatto molto, con molto molto piacere. Eh sì. E ti dico che veramente queste persone ci patiscono per non riuscire a dare alla città un patrimonio che, ti dico, è favoloso. È incredibile. Ma credo che la situazione si sia risolta, però... Sono tre anni che si è risolta la situazione. Riprendiamo il discorso dopo l'ultimo break. L'Italia è sempre 0-0, purtroppo. Tra poco. Passato tre anni. Ultima parte di Block Notes. Allora, prima di ricominciare con il nostro premio Top Player, voglio fare gli auguri a un tifoso speciale dell'Arezzo, si chiama Angelo Sacconi, proprio oggi compie 86 anni ed è un tifoso che non ha perso la voglia di stare vicino alla squadra. Mercoledì sera era in trasferta a Grosseto contro il Gavorrano, in una serata anche non proprio propizia dal punto di vista meteorologico, ma questo non lo ha fermato, e quindi tanti auguri ad Angelo, glieli faccio volentieri a nome di tutta la redazione, anche degli ospiti qua in studio, e auguri anche a tutta la sua famiglia, che è una famiglia di grandi tifosi dell'Arezzo. Premio Top Player Amaranto offerto dal nostro sponsor Olificio Toscano Morettini. La classifica dopo la 13esima giornata, quindi prima della partita di ieri, vede in testa Moscardelli con 135 punti, secondi a pari merito a quota 125 Corradi e il qui presente Sergio Sabatino, poi Borra De Feudis e poi tutti gli altri. Adesso vi faccio votare il migliore in campo della partita di ieri. Stefano, chi è stato il giocatore che ti è piaciuto di più? Corradi? Moscardelli, non lo so, Sabatino io, che è qua. No, io ti dico, apprezzo le qualità di Moscardelli. Diciamo che ieri non c'è stato un giocatore che è eccelso su un altro, però
quello che ha fatto dire Moscardelli, i gol, insomma tutte le giocate che ha fatto, penso Moscardelli. Matteo? Sergio, perché fra mercoledì e ieri mi è piaciuto per le parole che ha usato, oltre ovviamente a quello che ha messo in campo. Anche per il dopo, che non è affatto un dettaglio da poco. Mauro? Voto anche io come Matteo, voto Sergio che ne... Voi fate un po' condizionare, mi viene sospetto adesso. No, mai. No, perché fondamentalmente, come te ho ripetuto tante volte, negli ultimi due mesi è stato il giocatore probabilmente col rendimento più alto in questa squadra. È stato anche probabilmente insieme a Moscardelli, in qualche occasione anche più di Moscardelli, secondo me il vero leader di questa squadra. Da braccetto ti piace di più che da quinto a sinistra, secondo me? Sinceramente mi piaceva anche da quinta a sinistra. Secondo me il ruolo dopo magari mi potrà dire di no, perché qui c'è il diretto interessato. Secondo me rende meno nella difesa 4 fare l'esterno basso. Probabilmente è limitato. Cioè più un quinto. Questo ricordo se ne parlava anche negli anni scorsi. Sì. Il cambio modulo 4, 5. Però li hai fatti un po' tutti, alla fine è tutti. Ma a cosa vuole un allenatore? Cioè il nostro mister non vuole un quinto, vuole soprattutto un quinto che sia un giocatore offensivo. Quindi mette Corradi, che sicuramente rispetto a me ha molto più tecnica e più fantasia quando arriva lì. Ci sono invece allenatori che vogliono che, anziché fare il 3-5-2, vogliono fare il 5-3-2. Quindi a chi pensi? Pensi a qualcuno in particolare? Tipo, c'era un allenatore che preferiva fare il 5-3-2 e il 3-5-2, però farlo con quinti che soprattutto di gamba sono più che tecnici. Difensore. No, pensiamo a Taiziolino Capuano, ovviamente, che tra l'altro ha debuttato vincendo con la Samb a Ravenna, in un debutto anche particolare, un allenatore che aveva allenato una squadra, poi il fallimento della radiazione del Modena e il passaggio a San Benedetto. Un parere su Corradi quinto a sinistra, poi passiamo a parlare di società, lo chiedo a Mauro e Matteo, perché la mossa di Sabatino nel terzetto di difesa e Corradi a fare l'esterno sulla fascia è stata un po' il biglietto da visita di Pavanel, no? Che ha cambiato dopo poco, da quando era arrivato, e devo dire che ha avuto effetti benefici per la squadra, siete d'accordo? Sì, se è un giocatore che Corradi può fare molto bene quel ruolo lì, anche se probabilmente perde qualcosa magari a livello di lucidità, perché anche la partita con l'Olbia ha avuto un paio di occasioni, nonostante i primi 25-30 minuti di Corradi con l'Olbia sono probabilmente i migliori che lui ha fatto in questo anno e mezzo ad Arezzo. Ha perso qualcosa in fase di probabilmente in fase di lucidità a livello di conclusione, però per il resto è una mossa più che azzeccata. Livorno ha fatto una grandissima prova, quindi domenica bene. Ha giocato bene, cioè, secondo me, a parte me, io sono un giocatore tra virgolette innamorato, cioè sono innamorato di Corradi, perché è un giocatore secondo me che ha grosse potenzialità e probabilmente per me potrebbe fare ancora meglio. Un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe fare in fondo all'anno 6 o 7 gol tranquillamente. Un po' gli manca il gol, no Matteo? Sì, gli manca il gol, però è un giocatore che alla fine ha fatto l'esterno sinistro, ha fatto il mediano nel centrocampo a tre, ha fatto il trequartista, cioè ad Arezzo un giocatore così l'avevamo avuto in Serie D e si chiamava Stefano Rubechini. Sì. Insomma, Corradi comunque è sicuramente un giocatore di livello e infatti, secondo me, già l'anno scorso, quando comunque si parlava di Serie B, che comunque un po' l'aveva attenzionato, ci poteva stare. È stata una scommessa sicuramente, perché non credevo avesse comunque anche la... tra virgolette, non dico la corsa, comunque la mentalità nel ripiegare, soprattutto con la Viterbese che dalla sua parte comunque c'era il numero 2, non mi ricordo sì, ora. Sì, Celiento. C'era Peverelli. Ah, Peverelli c'era. Soprattutto sì, giusto, Peverelli che magari l'ha messo più in difficoltà. Chiaramente magari ha dei limiti a livello difensivo, però a livello offensivo, soprattutto a sinistra, Arezzo può spingere davvero bene con Corradi. Quello è stato un bel biglietto da visita. Poi chissà, insomma, magari dopo, quando la difesa sarà a pieno regime, magari potrebbe tornare anche Sergio e potrebbe avanzare Corradi, oppure passando a un 4-2-4 come aveva provato a Gavorrano potrebbe cambiare anche lì. Però al momento è il giocatore completo lì in mezzo al campo lui. Eh sì, sono due mosse che comunque stanno dando i loro frutti. Allora, l'aggiornamento che riguarda la società e che è un po' la notizia del giorno riguarda una novità importante che è in programma per domani, quando l'Arezzo approverà il bilancio al 30 giugno 2017, un bilancio che era stato rinviato lo scorso 27 ottobre con un contrattempo di salute del presidente Ferretti, quindi assemblea dei soci posticipata. Domani sembra il giorno giusto. Proprio la settimana scorsa il sindaco Ghinelli, che era seduto qua nei nostri studi, a proposito di questo argomento del bilancio, disse: il giorno in cui Ferretti approverà il bilancio vuol dire che
è arrivato al punto cruciale della trattativa, e in quel caso mi aspetto che nel giro di 48 ore o comunque poche ore si possa arrivare al nero su bianco, e quindi il fatto che domani verrà approvato, insomma, significa che siamo arrivati veramente a un punto cruciale. Matteo, che notizie hai raccolto anche tu? Mi puoi confermare, ci puoi confermare che le trattative sono due? C'è un imprenditore di Roma che ha citato anche Ghinelli, senza fare il nome ovviamente, perché credo non lo conosca neanche il sindaco con cui sta trattando Ferretti, e c'è un gruppo del Nord che insomma sono le due ipotesi più plausibili in questo momento. Al momento, almeno da quello che abbiamo raccolto durante la giornata, sembra che appunto sia la soluzione del Nord questo, sì, gruppo, più perlomeno un imprenditore solo, a cui poi dopo se ne è affiancato almeno un altro della zona tra Brescia e Milano, sarebbe quello insomma che sarebbe in vantaggio al momento per prendere Arezzo, perché il condizionale alla fine è d'obbligo. Domani ci sarà sicuramente questa approvazione del bilancio che non si era verificata la volta scorsa. La sensazione è che quella, che questa pista qui che porta appunto al Nord è quella in vantaggio, è anche la pista insomma che si cercherà di chiudere entro la settimana o perlomeno entro il 20 novembre, per poi rispettare quelle che sono tutte le date, tutto l'iter burocratico per farsi trovare pronti poi alla scadenza del 16 dicembre. Sta di fatto comunque che a questo punto, vista anche l'approvazione del bilancio, la partita di ieri è stata l'ultima partita dell'era Ferretti. Tra le altre cose, visto che in giornata sui social si parlava del fatto che l'Arezzo era già stato venduto, oggi alle 5:30 il tantam su Facebook, sì, parlava sui social. Ti che riferisce a Ius, alla voce di Gianluca Ius. Alla voce di Gianluca Ius, a me Riccioli, tanto si può dire tranquillamente che penso che lo abbiamo chiamato tutti in questi giorni, già tempo fa aveva detto: guarda che a me Ius non mi ha chiamato, non ha chiamato Ferretti, non ha chiamato Gemmi, non c'è alcuna trattativa, non c'è stato alcun contatto. Sì, sì, c'è stata una smentita molto netta sul nome di Gianluca Ius, che è un imprenditore romano il cui nome per l'appunto era circolato nelle ultime ore anche con enfasi eccessiva, e quindi insomma domani potrebbero esserci novità, ci potrebbe essere anche il precontratto che darebbe poi le via all'iter per il passaggio di proprietà. Insomma, siamo arrivati alla fine dell'era Ferretti, voglio sentire da sé, sì Matteo. Di buono anche in questo caso si conferma quello che aveva detto sempre Ghinelli qui, cioè vale a dire che se uno vuol comprare l'Arezzo, al di là che giustamente mi ha detto non si può comprare a scatola chiusa, è chiaro che serve il bilancio per vedere quello che è la situazione pregressa al 30 giugno 2017, è anche vero che chi la vuol comprare lavora sotto traccia. Eh sì, questo devo dire purtroppo dal nostro punto di vista, certo, perché a stasera ancora stiamo parlando di due Mister X, ma questo in effetti da un certo punto di vista va a beneficio della serietà della trattativa in corso, perché c'è grande riservatezza. Voglio sentire anche da Sergio poi come prende questa svolta che è nell'aria. Stefano, ce la faremo, ce la farà l'Arezzo a trovare un po' di stabilità finalmente, a trovare, speriamo, la programmazione giusta? Speriamo, è chiaro che speriamo, noi parliamo così a scatola chiusa in questo momento, o quasi, però la speranza è quella, no? Sei d'accordo? Io sono del Nord, quindi faccio il tifo per quello del Nord. No, speriamo, speriamo, perché c'è bisogno di tranquillità. Ora io penso che sia importante portare alla fine questo campionato e salvarsi. Io penso sia la cosa principale, dare modo, c'è tanto tempo per arrivare alla fine, quindi alla nuova proprietà, all'eventuale nuova proprietà, di programmare tutto per fare una partenza giusta. I tempi ci sono, speriamo che in settimana vada tutto in porto per dare anche, secondo me, una tranquillità anche alla squadra, perché io sono sicuro che se dovesse succedere qualcosa in settimana la squadra ne avrà sicuramente un vantaggio e riuscirà anche a andare in campo con delle motivazioni maggiori e con più tranquillità, che è quello che gli serve. Con più tranquillità soprattutto. Sergio, mi dici, ecco, questa vicenda, mi hai detto delle penalizzazioni, che è un po' lo stesso argomento, però il fatto di avere un presidente che ha annunciato il suo progressivo disimpegno, il fatto di sapere che ci sono trattative in corso, che il 16 dicembre c'è una scadenza importante, c'è anche l'esempio del Modena che comunque era in una situazione molto più critica, però immagino che l'abbiate seguita anche voi, no? Questa svolta può darvi più serenità, più tranquillità? Sì, oppure no? Intanto ne abbiamo bisogno, perché comunque devi capire pure che poi nella testa nostra circolano tanti pensieri, ognuno di noi ha una famiglia, chi ha figli, e quindi per noi è un lavoro, quindi abbiamo bisogno di sapere che lavoriamo e c'è un presidente che poi alla fine onorerà gli impegni.
il presidente ha fatto questo passo indietro, mi riferisco a Ferretti, mi auguro che questa nuova società che subentri, come dicevamo, sia una società che abbia un progetto serio. Non posso pensare mai che sia una situazione simile a quella di Modena, perché mi fido ciecamente di Riccioli e Gemmi e quindi non posso pensare che arrivi gente del genere. Quindi sono fiducioso che tutto possa sistemarsi e che possiamo finire intanto l'anno nel migliore dei modi, per poi dare, come diceva il mister, tempo e programmare, perché comunque se non si può fare calcio ad Arezzo non si può fare da nessun'altra parte. Oh, bravo, guarda, mi stimoli su questo argomento, che prima l'ho chiesto a Stefano, no? Che ormai è un aretino d'adozione, è qui da tanti anni dopo averci giocato. Mauro e Matteo sono due aretini doc, però tu che sei di fuori, no? In qualche modo che conosci la realtà da un tempo minore. Insomma, c'è questo luogo comune, no? Che qua c'è troppo spirito polemico, l'Arezzo non è mai stato in Serie A, è difficile fare calcio. Tu hai questa sensazione? No, assolutamente. Io ho la sensazione che se Arezzo non è una piazza dove si può fare calcio, in almeno il 90% delle altre piazze non si può fare calcio. No, sono parole che mi riempiono il cuore. È una piazza fantastica, una città bellissima, che dove ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Dai tifosi, dallo stadio, dalla passione che c'è, e quindi bisogna semplicemente programmare in maniera giusta. Non è facile, non significa che arriva una società, fa una squadra e il prossimo anno va in Serie B, non è semplice, però sicuramente puoi provarci qui e ottenerlo. Oh, belle parole queste di Sergio. Mauro, che cosa è mancato al presidente Ferretti per avere un feeling duraturo, saldo, costante con questa piazza? La sua mancanza di vivere la città pieno, cioè ha fatto il presidente molte volte da Roma, magari non vedendosi per un lungo periodo qui in città, e questo magari ha fatto anche sì che la città, tra virgolette, non apprezzasse a pieno il presidente, che poi a volte con le sue anche dichiarazioni non ha fatto da paciere verso l'anime dei tifosi. Le ultime esternazioni che la tifoseria ha mal digerito, quelle dopo lui si è scusato, però il fatto di essere paragonati a Siena, a piazze sì, che sono state le ultime, sì, no, in ordine di tempo, storicamente avverse ad Arezzo, non è stato proprio per la tifoseria un placebo, insomma, diciamo così. Poi sicuramente una certa altalena nei propositi, sì, magari in buona fede, ha influito, no? Siamo passati dal, avrei seguito Sergio, no? Al caro Gemmi, quest'anno voglio la Serie B, a poi tutto a quello che è successo dopo, che ha in effetti spiazzato la piazza. Io preciso una cosa, in 4 anni di Ferretti a noi non ci ha mai fatto mancare nulla. Ah, è giusto precisarlo. Mai, questo. Mai questo un problema, precisarlo. Mai una lamentela. Con noi è sempre stato un ottimo presidente. La cosa che è mancata dal mio punto di vista è proprio il presidente, nel senso che io parlo sempre per esperienza, e magari succedesse così, se un presidente è qui della zona, capita al campo anche tutti i giorni, e per me la presenza di un dirigente, senza nulla togliere a Gemmi o Riccioli, però secondo me la presenza di un presidente quando si entra negli spogliatoi, parlo nel caso quando giocavamo noi, era fondamentale. Cioè noi quando ci si allenava non c'era giorno che non arrivava un dirigente o un presidente a vedere l'allenamento, e quella era una presenza secondo me fondamentale. Ah, sì. Un presidente che, questo veniva rimproverato un po' anche a Piero Mancini, no? Che alla fine aveva tanti impegni di lavoro, sì, ed era poco che presente allo stadio. Importante per il giocatore, sia importante vedere la presenza. Ti porto un esempio stupido: la partita di ieri, quando giocavamo noi, una partita del genere, quando Terziani entrava nello spogliatoio, ti faceva capire che c'era qualcosa che non andava e che dovevi cambiare regime. È inutile, il presidente secondo me deve essere presente. Oggi, Stefano, saprai che se un presidente entra negli spogliatoi, no, viene fuori... Ma per me non penso... Viene fuori un caso poi, perché va sopra la testa dell'allenatore. Vabbè, è un calcio presidente diverso, deve cioè, logicamente Terziani se lo poteva permettere. Se lo permetteva, ma io penso che Terziani non sia mai entrato nel contesto tecnico o a criticare, certo, faccia allenatore. Alzava la voce perché era il presidente Spronato della squadra. Intanto 5 minuti di recupero a San Siro, ma siamo sempre sullo 0-0. Siamo in chiusura con Block Notes. In bocca al lupo a Stefano Butti e anche per il Museo Amaranto, che speriamo di vedere presto realizzato, perché è un progetto importante. Ci sono mille vincoli, lacci e lacciuoli, soprattutto burocratici, purtroppo. Sì,
penso che siano, non c'è, secondo me non c'è, mi dispiace dirlo, ma non c'è la volontà, perché quando siamo lì che si parla, tante chiacchiere, si fa, poi tutti girano le spalle e vanno via. E penso che sia brutto nei confronti, primo dei tifosi e poi anche della città e della squadra stessa. È una cosa secondo me importante, abbiamo visto, l'ha fatto il Perugia, e il materiale che hanno questi tifosi dell'Arezzo è sicuramente più importante. Sì, dai, speriamo, se l'Arezzo riesce a trovare un nuovo proprietario, speriamo che possa prendere corpo anche il progetto del Museo Amaranto. Grazie Sergio Sabatino, grazie di cuore, ti ringrazio come ho fatto in apertura di trasmissione per il tuo tempo che ci hai dedicato. Grazie Sergio, grazie voi, in bocca al lupo, e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a Mauro Guerri. Grazie a Matteo Marzotti, grazie al pool tecnico di Teletruria, all'ufficio stampa dell'Arezzo per la collaborazione. Grazie a voi che ci avete seguito, seguiteci anche lunedì prossimo quando torneremo con l'ottava puntata di Block Notes e forse con un nuovo assetto societario. Buonanotte.